Presenti delle pietre tombali e gentilizie perché sino alla fine del Settecento gli aristocratici, le famiglie nobili potevano essere seppellite all'interno dei luoghi di culto. Poi con l'editto napoleonico di Saint-Claude nel 1804 questo non è più stato possibile e quindi sono stati realizzati cimiteri al di fuori dei centri abitati per un motivo di uguaglianza sociale perché la morte pone fine all'esistenza di tutti, ricchi e poveri. Questi cimiteri vennero collocati al di fuori dei centri abitati anche per un motivo igienico-sanitario. Particolare questa lastra tombale dove vi è una scritta latina Pro se et eredibus suis Georgius Mafina vivens. Quindi questo aristocratico Giorgio Mafina aveva previsto, mentre ancora era vivente, in vita per sé e per tutti i suoi eredi, un luogo di sepoltura all'interno della chiesa, come si può notare dall'anno scritto con i numeri romani, siamo nel 1566.